Lasciamo lo sport adesso con Rino Genovese, ci trasferiamoci alle Terme di Agnano dove prende corpo il progetto del grande parco termale in pieno centro cittadino. Vediamo. Nei primi decenni del secolo scorso il massimo splendore, qui si veniva da tutta Europa, luogo di cura e di svago per nobili e regnanti, poi l'inizio di una progressiva decadenza, ora il ritorno agli antichi fasti. La conca di Agnano, cratere di un vulcano spento dei Campi Flegrei, uno dei pochi centri termali comunali del sud Italia, è da un anno oggetto di una profonda riqualificazione. Per fine novembre saranno conclusi i lavori di recupero del grande parco, oasi di verde per decenni trascurata, e dei suoi tesori, come l'imponente arco e la fontana, ristrutturati seguendo i progetti originari dell'architetto Arata. Un piano di rilancio che ha già portato all'inaugurazione del nuovo centro di benessere e al rinnovamento delle stufe di San Germano, uno dei pochi esempi al mondo di saune naturali a calore secco, temperature fino a 70 gradi e vapori che appannano in un attimo l'obiettivo. Agnano era un grosso punto di riferimento termale per tutta l'Italia, lo vogliamo fare anche oggi. Vogliamo che le terme di Agnano riportino tutti i napoletani, il milione di napoletani, all'interno delle terme stesse, offrendo tutta una serie di nuovi servizi. Dalla Beauty Farm che abbiamo inaugurato nel mese di marzo e che dal mese di ottobre è aperta tutti i giorni con orario continuato fino alle 22, al relax e al benessere fisico. Già appaltato dal Comune di Napoli un secondo lotto di lavori di recupero, il restauro della facciata dell'edificio Liberty che contiene le stufe di San Germano, l'edificio storico del 1920 che accoglierà il nuovo stabilimento termale, le antiche fangaie che saranno riconvertite in 5 piscine coperte dotate delle più moderne tecnologie termali, l'ampliamento dell'hotel che arriverà a 100 stanze, le 72 sorgenti mineralizzate già utilizzate dagli antichi greci e dai romani, 7 milioni di litri di acqua al giorno, potranno così offrirsi in tutte le loro caratteristiche chimiche, già lodate secoli fa da Plinio per le loro capacità curative.